Tra l'altro nel proseguio del video si vede la funzione liturgica attorno al corpo di Merton, si intravede anche Don Umberto Neri. Io credo, indubbiamente, prima avevo accennato a questo momento di svolta di Walnut Street in cui noi e lui stesso, ex post, possiamo dire che è stato il tornante, ma in realtà è appunto il momento in cui si coagula un lavorio interiore che risale a quando ha deciso di farsi battezzare cattolico, a quando è entrato nel monastero, o addirittura ai momenti che considereremmo sbandate precedenti il cambiamento di vita. Credo che ci sia un lavorio interiore a cui contribuisce anche questo discernimento interiore in cui ci si lascia guidare dagli altri, che possono essere sia persone fisiche con i quali si hanno dei colloqui a tu per tu, ma possono anche essere letture, possono essere meditazioni, riflessioni. In questo credo che Merton abbia mostrato come il vero contemplativo cristiano è colui che si sforza, cerca appunto di vedere ogni cosa con lo sguardo di Dio, e non tanto di vedere Dio, ma di vedere se stessi, la realtà, come Dio la vede. Non so quale delle due contemplazioni è più difficile, se quella di vedere Dio faccia a faccia o quella di riuscire a vedere gli altri, gli eventi e anche la mia vita come Dio la vede. Che uomo, come ha visto l'uomo Merton, credo che anche lì forse l'ha visto come è riuscito a vedere se stesso, come qualcuno chiamato ad andare oltre, chiamato a vivere in una libertà interiore che è fatta anche di costrizioni, di obbedienza, di assoggettarsi a delle regole, a delle leggi. In questo senso, so che non è una risposta, è un abbozzo, e ci vorrebbero alcune serate per fare la differenza della concezione antropologica dell'uomo nel cristianesimo, in Merton e nel mondo orientale, ma non so se Don Mario riesce a sintetizzarlo, gli passo poi la parola. Ma collegavo questo con l'ultima domanda, lo stare sui propri piedi, l'essere, avere una consistenza autonoma e nello stesso tempo obbedire anche dei comandi che francamente, o degli ordini che francamente non si potevano accettare da un punto di vista razionale, dell'elaborazione del pensiero, dell'opportunità. Io credo che ci sia in questo, c'è un versetto del libro dei Proverbi, mi sembra, o i Proverbi o Sapienza, no? Mi ha sempre affascinato il versetto, non me lo sono mai appuntato com'è, che dice: uomini liberi serviranno un servo sapiente. Credo che la vita cristiana è fatta, il cristiano è una persona libera che liberamente si fa servo di un Signore che si è fatto servo di noi, di un servo sapiente appunto. Forse lì c'è questa irrisolvibile contraddizione, paradosso, che però ha reso feconda la vita di Merton. Le considerazioni della signora qua sono molto interessanti, anche perché in quella sede a Bangkok c'era anche Dossetti. E Dossetti scrive nelle sue lettere due o tre riflessioni in riferimento alla morte di Merton, e metto insieme, lei è la signora dove parlava di modello per quelle, e questo è qualcosa che dovreste dire voi a noi, perché
che cosa vi ha affascinato di Merton in quegli anni? Perché noi abbiamo bisogno di queste testimonianze per andare sempre più nel profondo della conoscenza, perché una cosa è leggere, una cosa è vedere, ma una cosa è sentire il racconto delle persone, al di là di quello che può essere magari la letteratura così che viene un po' messa insieme, però poi alla fine arrivi sempre ad una sintesi, cioè trovi poi che le versioni bene o male coincidono. Quindi mi piacerebbe capire questo modello, ma leggevo nella questo ponte che la signora ha fatto con Charles de Foucault, un desiderio di ricomprendere la conversione di quell'uomo, così l'ho letta, un desiderio di capire che cosa e perché quella conversione l'ha portato verso quelle scelte, perché poi le scelte potevano essere anche diverse. Uno può anche diventare monaco e starsene bello tranquillo, può diventare monaco e diventare solo una persona che ama cantare, può diventare monaco, eccetera, eccetera, eccetera. Lui ha scelto di portare nella sua conversione questa ricerca continua. Nelle sue poesie questo viene fuori, c'è quella poesia che poi tutti avrete sentito negli anni in cui purtroppo è successo quello che è successo con l'11 settembre. In una delle sue poesie lui diceva proprio delle torri gemelle che sarebbero crollate. Noi diciamo le torri gemelle, lui parla di queste due torri in New York, che non c'entra molto, però questo c'è una visione. Prego. No, ti dicevo, no, non poteva chiamare le torri gemelle perché quelle due non c'erano ancora, lui si riferiva a tutte le altre, esatto, che allora erano. Ed è lì secondo me importante. Perché leggere che le torri sono state costruite lì, in quel quartiere di New York? Si potrebbe anche andare avanti su questa cosa qua, però questa cosa ha colpito, infatti tanti giornali hanno parlato, no? E non lo so, la conversione secondo me è sempre comunque un dialogo che avviene tra l'uomo, e mi collego tra l'uomo e Dio, mi collego a quello che chiedeva il Don prima, il padre. Io ho sempre diviso due momenti dell'uomo, dalla concezione dell'uomo in Merton, e poi ovviamente li unisco perché li ha uniti anche lui, ma l'uomo laico, che sostanzialmente ha una, cerco di spiegarmi perché non è così, non mi è così semplice, ha una concezione di sé che si dibatte tra una, lasciatemi passare questo termine per farmi capire, tra una falsa umiltà e una grande considerazione di se stesso. E questo lo evidenzia molto bene nelle sue poesie, ma evidenzia in una linea quando lui dice nella sua poesia più famosa: non so dove sto andando. Perché lì dentro, in quella frase, se uno si ferma un attimo, c'è effettivamente tutto questo. C'è una parte dell'umiltà dell'uomo che si pone di fronte a Dio, ma dall'altra la domanda se quello che ha fatto è effettivamente quello che stava cercando di fare. E l'uomo cristiano, che è invece esattamente una domanda a questa ricerca ed una risposta di questa ricerca, perché in quella stessa poesia chiede proprio di non essere mai lasciato solo. Allora, nel momento in cui tu mi lasci solo, quell'uomo lì non è più capace di riempire se stesso e rimane un uomo vuoto. Nel momento in cui incomincia a incontrare l'esperienza, che è un'esperienza spirituale di meditazione, di approfondimento, incomincia a diventare un uomo più pieno,
un uomo che è in cammino, è alla ricerca di questo cammino. E allora il significato di Merton, che affascina probabilmente, è che ti porta dentro in questo cammino. E quindi l'uomo non è più una realtà creata solo a immagine e somiglianza di Dio, ma diventa un significato dell'immagine e somiglianza di Dio. Ecco perché lì probabilmente si è sconvolto, cioè nel senso che ha capito a un certo punto di quanto stava diventando importante per lui essere un punto di riferimento per l'umanità. Tant'è vero che nelle lettere con Paolo VI, un articolo che verrà fuori sul bollettino del centro Paolo VI di Brescia, dove ho analizzato la corrispondenza tra il cardinal Montini, ancora prima di essere cardinale, e Paolo VI e Merton, una corrispondenza di 20 anni, che nasce quando Montini era in segreteria di Stato, cardinale di Milano dice a Merton che vuole andarsene dall'ordine, che vuole essere uomo che scappa, pur essendo già monaco, ma vuole essere uomo che scappa. Montini gli dice: no, tu devi rimanere lì. E rimanere lì vuol dire che devi essere un significato per quelle persone che continuano a chiederti qualcosa di lui. E questo, secondo me, è di una bellezza incredibile. Tant'è vero che Merton, dibattuto in queste cose qua perché voleva andarsene ai Camaldolesi, a un certo punto rimane ancora. E questo viene fuori nella corrispondenza con Montini. E in quella corrispondenza con Montini, quando poi Montini viene fatto Papa, nel suo diario scrive, il giorno in cui è stato fatto Papa, hanno scelto un uomo buono. È una definizione, se ci si pensa, difficile per uno che ha ricevuto un po' un castigo, no? No, devi rimanere lì. E questo lo fa pensare, dice: un uomo buono. La bontà dell'uomo diventa la bontà di Dio se tu sei in grado di percepirlo. Particolarmente coinvolto dalle domande che avete fatto, torna a Jim Forrest e ai monaci di Tibirin. Beh, penso che per ricevere materiale tutto dell'associazione Thomas Merton basta lasciare anche un volgarissimo indirizzo postale e riceve le cose, e quindi Don Mario è più che a disposizione di questo. Jim Forrest, che è diventato mio carissimo amico, vive in Olanda, sta bene, è impegnato sempre sul settore della pace, è diventato ortodosso nel frattempo, lui e sua moglie Nancy, ha superato brillantemente un trapianto di reni e quindi ha smesso di fare dialisi che un po' di anni fa lo rendevano difficile. Pubblicheremo presto un suo libro dal titolo Amare i nemici. E mi piace ricordare, lui aveva conosciuto Merton perché era un giovane giornalista diciottenne che lavorava con Dorothy Day al Catholic Worker, la rivista, diciamo, del cattolicesimo aperto americano, e quando Merton ha cominciato a mandare dei testi al Catholic Worker, Dorothy Day ha chiesto a questo giovane poco più che apprendista di dire: ma segui tu i rapporti con Merton. Ed è nata così un'amicizia che dura anche da dopo morte. E se volete un aneddoto, una cosa, quando ho chiesto un ricordo particolare a Jim di Merton, lui mi dice: beh, io ho lavorato una vita come giornalista, non ho mai visto nessuno battere a macchina veloce come Merton. Dice: tre volte più veloce di noi giornalisti, non so come facesse. Ovviamente, se si guarda le cose che ha scritto, poi calcolate che allora si scriveva non a computer, no? Ma a quelle cose che, come diceva un bambino 10 anni fa, quando ha visto un vecchio monaco su una lettera 32 in Belgio che batteva, e questo fa: papà, ma è straordinario, un computer con la stampante incorporata. Ecco, però richiedeva, soprattutto per le correzioni, un po' più di lavoro. E questo, niente. Credo che il poter, l'aver conosciuto, in questo senso anche l'invito che faceva Don Mario a
a ricordarvi, a farci ricordare che cosa ha significato per delle generazioni diverse la figura di Merton, è qualcosa che ci arricchisce ben di più che i semplici testi. Ecco, quando ho potuto parlare con Donald Dolci, che era un suo amico anglicano, erano insieme in America la sera in cui è stato assassinato Martin Luther King. Guardate che noi ci siamo dimenticati, il 68 lo leghiamo al 68, maggio 68, eccetera, è l'anno in cui è stato ucciso Martin Luther King, è stato ucciso Robert Kennedy ed è morto Thomas Merton, e lo stesso giorno di Thomas Merton, 10 dicembre del 68, è morto Karl Barth. C'è Rowan Williams che ha scritto un bel articolo sulle similitudini tra Merton e Barth. E poi volevo anche ringraziare il richiamo ai monaci di Tibirin. Dopodomani sarò a Orzi Nuovi perché il comune dedica una parte di un parco cittadino alla memoria dei monaci di Tibirin. E nel testamento Frère Christian dice: se un giorno mi capiterà di essere ucciso, eccetera, allora potrò finalmente vedere i figli dell'Islam come Dio li vede. Ecco, questa per me è la contemplazione cristiana. Vedere i figli dell'Islam, vedere l'altro, il completamente diverso da me, come Dio lo vede. E non come lui si presenta e non come i luoghi comuni ce li fanno vedere. Termino, prima di passare la palla avvelenata del significato della provocazione, perché non posso rispondere come monaco, bisogna che risponda un non monaco che cos'è la provocazione del monachesimo, se no io. Termino con un altro di quegli scritti, cioè di quelle frasi di Merton che ci fa dire se questo era un visionario, un profeta, appunto, di scrivere una poesia nel 1947 sul crollo delle torri di New York perché costruite sul sangue dei poveri sostanzialmente, no? Tappezzate di dollari e costruite sull'ingiustizia. Quattro giorni prima di morire, 6 dicembre, Singapore, scrive nel suo diario, cioè quello che diventerà il diario asiatico, una lettera che manda al suo monastero e dice: la mia prossima tappa è il convegno di Bangkok, a cui non è che pensi con molto entusiasmo. Poi l'Indonesia, che sarà l'inizio di un viaggio del tutto nuovo, ma non so ancora dove mi porterà, cosa potrò o dovrò mettere in programma. Una cosa è certa, che non ne posso più di alberghi e di aerei, ma il viaggio è appena agli inizi. Alcune delle località che volevo davvero vedere fin da principio non le ho ancora visitate. Ci chiediamo se è l'Indonesia o se è qualche altra località che poi ha visitato quattro giorni dopo. Ringrazio il Signore che ha tirato dentro il termine amicizia. Me l'ero scritto, mi sono dimenticato di dirlo, ed era qua, ed è vero. L'amicizia per Merton è stata fondamentale in tutta la sua vita, nei rapporti proprio epistolari con le persone che in quegli anni venivano osservate e magari lette come persone di riferimento. Uno dei progetti che stiamo portando avanti è quello di pubblicare le sue lettere con tante persone, tra cui magari una riflessione dell'amicizia con Marie Ten. Ci sono quasi 20 lettere con Marie Ten, oppure quelle poche lettere con Baltasar. L'amicizia andava anche oltre l'aspetto teologico, era uno stare insieme per divertirsi, per raccontarsi le cose, gli aneddoti della vita normale, ma anche per segnare delle tappe importanti. Prima di arrivare alla provocazione, ma giusto così per
per conoscenza. Conoscete tutti William Condon? Perfetto. Abbiamo avuto a Milano, durante il Natale, un quadro di William Condon. L'abbiamo avuto nella chiesa di vicino a di San Raffaele, no? Giusto? Perfetto. E William Condon, sapete tutti che è morto in Italia e sapete tutti che è sepolto alla Cascinazza, cioè dove c'è la comunità monastica di Comunione e Liberazione. William Condon ha conosciuto, ci sono anche qua circa 30 lettere di scambio tra Merton e William Condon. Dico questo perché con lui, insieme ad un altro autore, che è Victor Hammer, un altro pittore, hanno deciso di chiedere a questo secondo di fare un crocifisso. Ci sono solo tre copie di questo crocifisso. Una è quella che ha mandato a Paolo VI, un'altra è custodita al Getsemani e una terza è custodita nella casa di Raïs Samaritain. Quindi tante cose che l'amicizia fa sgorgare diventano poi momenti di testimonianza, e questo era molto importante per me, perché su quelle amicizie costruiva poi anche in maniera positiva e in maniera di testimonianza il suo essere monaco. E quindi la prima provocazione alla quale mi sento di rispondere è che il monaco nel mondo monastico, cioè Merton per il mondo monastico, probabilmente il mondo monastico di oggi dovrebbe riscoprire proprio questa esperienza, l'amicizia. L'amicizia che nasce nella frequentazione, ma che ha una chiara visione non solo dello stare insieme a divertirsi, ma del portare avanti un'esperienza che può essere comune. Per la Chiesa, qua non ti rispondo, non ti rispondo, nel senso che ho un po' di difficoltà veramente a risponderti qua, nel senso che quando Thomas Merton parla del Concilio, ne parla pochissimo perché è morto nel 68, dice che è una cosa molto utile, non spiega il perché, ma dice che è una cosa molto utile. E quindi probabilmente per la Chiesa oggi bisognerebbe domandarsi perché alcune cose non si ha ancora il coraggio di dirle, se sono utili. Mi fermo qua. Per il mondo d'oggi, io penso che Merton debba essere rivalutato su un aspetto che conosciamo in pochi. Con un'amica polacca che conosce probabilmente anche Guido Goscia, stiamo studiando da 2 anni le poesie di Merton. Quello secondo me è il Merton d'oggi. L'ultimo Merton ha scritto delle cose molto difficili, probabilmente difficili anche per lui, ma era il suo stile, quello di buttare sulla carta, come diceva, lo scrivere molto veloce, non cose senza senso, ma cose che nascevano da questa sua, mi spiace dirlo di nuovo, questa sua ricerca continua. Era uno che leggeva tanto, ma era uno anche che scriveva tanto di quello che durante le sue letture poi aveva modo di meditare. E quindi oserei dire che la provocazione oggi al mondo monastico, alla Chiesa e al mondo d'oggi sia proprio questa continua e approfondita ricerca, che secondo me nasce nella preghiera. Mi spiace, ma io questo lo penso non da prete, ma da uomo. Qualsiasi tipo di preghiera, non sto dicendo quella cattolica, attenzione, non fraintendetemi. La preghiera, cioè il modo di entrare in ricerca continua di questo significato.
la comunità monastica è una comunità che ti dà questa possibilità, ma anche la comunità parrocchiale, ci sono qua presenti alcuni miei parrocchiani di questo mio paese, Monbretto di Mediglia, vicino a Paullo, e loro lo possono dire quanto rompo le scatole su questa cosa qua, ma perché penso che sia importante nella crescita spirituale dell'uomo, ma soprattutto nella crescita umana. Provate solo a pensare alle beatitudini. Perché? Sono solo le beatitudini? Sono solo per il cattolico? Io, personalmente, se tolgo il colletto, dico che le beatitudini sono veramente per l'uomo. Non ci trovo proprio nient'altro. Poi se vogliamo discutere, discutiamo, discutiamo su questo. Non lo so, ecco, per me, a me piace pensare a Merton anche in questa direzione. Sono stato provocato. No, penso che, cioè, non so se tocca a me dire qual è la provocazione di Merton per la Chiesa, o per il monachesimo, o per la società. Credo che la sua comprensione del monachesimo e del monaco come persona marginale, come tutto sommato persona inutile. Il mondo può andare avanti benissimo anche senza i monaci, forse andrebbe avanti in modo diverso, non so se migliore o peggiore, dipende da cosa fanno i monaci, se è migliore o peggiore andare avanti senza di loro. Credo che si possa addirittura estendere questo alla Chiesa. Dio si prende cura dell'umanità intera anche quando e se la Chiesa viene meno alla sua missione. Non per questo la presenza, la missione, la testimonianza della Chiesa, e non solo dei singoli cristiani, ma della comunità dei cristiani, non per questo è senza significato e senza importanza. Soprattutto non possiamo cavarcela a buon mercato dicendo: beh, siccome è gratuita la presenza della Chiesa, siccome è gratuita, può esserci o non esserci la presenza del monachesimo, posso anche farne a meno di esserlo seriamente. Non funziona, non è così che funziona. A noi è stato dato, a ciascuno di noi è stato data un compito e una responsabilità particolare attraverso il battesimo come cristiani, e non c'è una vocazione migliore dell'altra, c'è solo per ciascuno di noi l'unica vocazione, la sua e non quella di un altro, la mia e non quella di un altro. Non si tratta di comparare quale è più attuale oggi, quale è più produttiva, quale è più efficace, quale è più missionaria, quale più pastorale, quale più contemplativa, e poi andare a scegliere la migliore, altrimenti non sceglieremo mai, mentre invece siamo già stati scelti, e siamo stati scelti per quel nulla che è la nostra vita monastica, là dove siamo, là dove qualcuno ci ha aiutato a discernere che fosse il nostro posto. E poi, liberamente, per amore, abbiamo fatto sì che quello fosse davvero il nostro posto. E ci siamo legati a quella vocazione e a quella testimonianza, e ci siamo rimasti obbedienti anche se ci sono momenti in cui è insulso essere obbedienti a un abate che ti proibisce di parlare di pace perché non spetta ai monaci parlare di pace. Forse spettava ai generali, non lo so.